start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Mao Kenshi, un gioco dal prezzo di 24,99€ su Steam. È uscito da poco tempo, perché la data di uscita è il 24 di gennaio di quest'anno. Ed è un gioco a turni, ad esagoni, con l'utilizzo di meccaniche di card game. Il gioco mi aveva incuriosito, quindi ho chiesto allo sviluppatore se potevo portarlo in video. Il gioco è senz'altro interessante, per quanto magari non potrà piacere a tutti. Vi avviso già che ci saranno delle cose da leggere. L'ho iniziato da pochissimo, infatti ho fatto questo piccolo percorso qui. È un'avventura in cui noi dovremmo essere ancora in una sorta di tutorial, dove dovremo sbloccare i vari tipi di scuole di samurai, perché il Mao Kenshi dovrebbe essere, per quanto io non me ne intenda, un samurai mago. Abbiamo delle missioni, dobbiamo individuare ed esplorare un villaggio abbandonato e sulla mappa ci sono varie cose, ci sono delle pozioni che ci curano, ci sono queste carte in cui possiamo sceglierne una soltanto e aggiungerla al nostro mazzo, qua si prendono con i bauli dell'oro e un'altra cosa da tenere in considerazione è che alcune caselle, come ad esempio queste con le foreste, se premiamo vedete col tasto destro del mouse, vediamo che ci costa 2 di energia, l'energia è qui in basso a sinistra, ne abbiamo 4. E per muoverci nei terreni più accidentati, appunto, ci serviranno 2 o 3 caselle, a patto che noi non abbiamo una carta nell'inventario che ci consente un movimento sicuro al prezzo di 1. Ma in sintesi, io sono arrivato qua in città, ho 180 oro e 7 carte, quindi posso entrare ad acquistare le carte. Le carte poi si potranno cambiare in base a quello che dobbiamo fare. In questo caso, vedete qua, possiamo scattare di 3 caselle se compriamo questa carta, possiamo fare un attacco possente, influenza anche la nostra forza, che devo ancora vedere dov'è. Abbiamo queste 4 carte, 180 monete, quindi o mi compro queste 3 o mi compro questa. Scatta le 2 caselle, ottieni un volo, questa mi interessa perché potrebbe aggiungere una nuova meccanica. Pesca 2 carte da un bosco, ottieni 1 di energia, sì, e mi compro anche questa, guarda, ce le compriamo tutte così ampliamo il nostro mazzo. A questo punto abbiamo finito, quindi aumentiamo, andiamo avanti con il turno. Ci vengono date le nostre carte, 4, sono 3 di attacco e 1 di casella di viaggio sicuro. In sintesi, se noi ci muoviamo di 1 qui, qua ci costerebbe, no, ci costa 1 anche qui, quindi possiamo andare qui, ma dobbiamo studiarcela bene, perché? Perché qua dobbiamo attaccare, abbiamo solo 2 azioni, 2 energie, vedete che in alto la carta ci costa 1 qui. Quindi facciamo un fendente, lui avrà un'armatura, quindi il danno di 6 probabilmente non verrà applicato interamente, infatti vedete che ne ha applicato solo 2, ma usiamo la seconda carta e ne facciamo di più. Ora a questo punto dobbiamo per forza passare il turno, non abbiamo più azione, ci fanno danno ma viene compensato dalla nostra protezione di 4. Lui ha una protezione di 4 anch'esso. Ora abbiamo delle carte nuove, vedete, ne abbiamo pescate e le abbiamo. Possiamo infliggere danni 5. In questo caso ne facciamo 1, però gli abbiamo eliminato la protezione. Pesca una carta, infligge 8 danni, sì. Facciamo 8 danni, lo uccidiamo e peschiamo anche una carta. Dovrebbe darcela, credo, il prossimo turno. Vabbè. Allora, la prossima carta del mazzo è quella del viaggio. Vabbè, possiamo viaggiare qui. Viaggiamo qui. E qua ci costerebbe, no, 1 anche qui, quindi posso... Ah no, mannaggia, devo tornare indietro. Passo il turno. Non so se succeda qualcosa effettivamente. Comunque vedete, ci costa 1. E qua ci costa 3. 2, anzi. Ma se usiamo questa carta, tanto ripeschiamo il prossimo turno, ci muoviamo con uno solo. Ora possiamo scegliere una carta. Fare 4 volte, 4 danni 2 volte. Rimuove tutti gli effetti negativi e ripristiniamo 9 di salute. Oppure infliggiamo 11 danni se in volo pesca 2 carte. Facciamo questa, che mi ispira molto, perché abbiamo una carta che dovrebbe darci volo. Ma il volo non so onestamente come funzioni, quindi andiamo avanti. No, non andiamo avanti perché no, possiamo viaggiare qui, ci costa 1, e poi possiamo viaggiare qui, ci costa 1 e finiamo l'energia, quindi continuiamo. Abbiamo, vediamo un po', da un bosco ottieni 1 di energia, scatta di 2 caselle, ottieni un volo. La voglio provare questa. Posiziona qui una carta e conferma la tua scelta per scattarla. Scattiamo questa.
otteniamo uno di volo, credo, adesso. Possiamo scegliere una di quelle. Ottieni uno volo, 12 difesa. Prendo questa, senza neanche guardare le altre perché non ho carte di difesa. A questo punto abbiamo preso uno di volo. Il volo ci dovrebbe consentire di viaggiare più velocemente, ma se siamo in volo, possiamo fare più danni. Vediamo un attimo qua. Pesca due carte, da una carta a bosco, ottieni uno di energia. Quindi ci muoviamo qui. Prendiamo questa. Pesca due carte, da un bosco, ottieni energia. Quindi la spendiamo. Ok. Uno di energia possiamo fare. Pesca una carta, infliggi 9 danni. Ok, facciamo 9 danni, quindi 5 gliene faremo. E peschiamo una carta. Ora, infliggi 6 danni con il fendente normale. Gli abbiamo già eliminato la difesa. Abbiamo ancora uno. Possiamo scartare 3 caselle. No, gli facciamo un fendente di 6 e finiamo anche questo nemico. Perfetto. Adesso possiamo passare il turno. E poi andiamo nel forzierino qui. Prendiamo 80 monete che ci serviranno poi per commerciare. Andiamo al santuario. Al santuario, un'area di serenità circonda questo posto consacrato. Qui puoi purificarti e lasciare andare ciò di cui non hai bisogno. Distruggi carte. Possiamo distruggere le carte. Queste sono tutte le carte che abbiamo. Costo di distruzione. Più che altro perché potremmo essere in grado di crearci un mazzo senza delle carte magari che non ci servono in base alla zona dove stiamo andando. Qua possiamo vedere come questa carta può essere migliorata. Cliccando qua, vedete, possiamo passare a 10 danni col fendente più. Qua possiamo pescare due carte. Vediamo un attimo, infliggi 12 danni, qua ne fa 16 pescando 3 carte, sei in volo. No, non voglio distruggere nulla, anzi vado qui e pesco altre carte ancora. Cavalca il vento, scarta di una casella per ogni 2 di forza, 0. Corazza pesante, scarta la tua mano, ottieni 10 di difesa per ogni carta scartata, fino a massimo di 30. Mi piace molto. Perfetto, la forza è un altro parametro che io adesso non so. Perché questa è la scheda di personaggio, vedete, forza di base 1, difesa di base, ok. Quindi dovrebbe essere questa una forza che abbiamo ogni turno. Va bene. Ci sono ancora delle meccaniche che devo chiarire, ma penso sia non sia difficilissimo da capire come gioco, ma sia più difficile, diciamo, da amministrare dopo, una volta che ci ritroveremo di fronte a qualche nemico. Allora, qua non ha difesa questo tizio, non ci ha visto, quindi forse riusciamo a fargli danno. È uscito il simbolino dell'occhio, quindi scarta di due caselle, ottieni un volo, pesca una carta, infliggi 9 danni. 9 danni lo uccidiamo subito e peschiamo una carta che ci verrà data probabilmente il prossimo turno. Passiamo il turno. Allora, adesso possiamo andare qui. Andiamo qui. Peschiamo una carta. Cavalca il vento, no, ripristina una salute, qua perdiamo la forza, no, infliggi 12 danni, se furente infliggi invece 24 danni, mi interessa anche questa. Nei dojo puoi migliorare le tue carte, le carte migliorate sono più forti e ti permettono di migliorare il tuo mazzo senza ridurre la probabilità di pescare la carta che desideri. Ok, quindi infliggi 12 danni a questo, che non ha difesa tra l'altro. Ah, dobbiamo eliminare due carte, mannaggia. 13 danni, noi eliminiamo questa e pesca due carte, non mi interessa neanche questa, quindi bene, vedete che qua c'è il simbolino delle due carte, quindi dobbiamo, per fare quel danno, dobbiamo fare quella cosa lì, eliminare due carte. Allora, adesso facciamo 12 danni, che è un po' sprecata questa carta, ma va bene. Adesso diceva nel dojo, quindi qua ci dà più 3 danni se attacchiamo qualcuno dalla collina, ma noi andiamo nel dojo e quindi vediamo come si potenziano le carte. Vediamo, soprattutto che cosa ci chiede. 100 monete. Allora, vediamo un attimo. Il fendente, no, avevamo già visto. Infliggi 6 danni, 10 danni, no. Vediamo se c'è qualcosa che si può potenziare. 16 danni, pesca 3 carte. Infliggi 13 danni, 17. Molto bene. Furente, solo se hai perduto almeno 10 salute dal tuo precedente. Ok, interessante, diventa una carta, è già rara di suo, la potenziamo a 100. Ok, perfetto. Niente, direi che mi fermo qui. Vado avanti, non posso perché mi costa 2 il movimento lì nel boschetto della mia fantasia, ma no, non abbiamo. Vabbè, spendiamo tutto il turno facendo così, muovendoci. Ok.
Però abbiamo preso dell'oro che potremmo andare nuovamente al dojo e spendere di nuovo, ma non lo faremo. Cazzarola il viaggio, questo è forte e qua c'è una cura, quindi infliggi 17 danni, non dovrebbe avere difesa, quindi non ci fa neanche paura. E poi abbiamo questa, scarta la tua mano, tieni 10 di difesa, no perché ci attaccherà, pesca due carte, non bosco di energia. No, facciamo questo, scartiamo tutte le carte che abbiamo, in modo da ottenere difesa 20 adesso, così se ci fa un bel danno il prossimo turno. No, lui va via. Non si è curato perché è andato sopra lì. Vabbè, intanto andiamo qui e vediamo che carte abbiamo. Infliggi 6 danni, sì. E poi gli infliggiamo 9 danni, pescando anche una carta. Quindi, abbiamo trovato la nostra carta. Temporanea. Gioca questa carta per distruggerla. Quando viene pescata, perdi 2 di salute. Abbiamo. Boo. Infermità. Ah, ce l'ha data lui, come malus. Ok, ci ha fatto questo danno, ci ha lanciato un debuff, perfetto. Quindi la giochiamo quando viene pescata. Ok, niente, andiamo. No, aspettate, usiamo questa carta. E poi ci curiamo, andiamo qua. No, non abbiamo abbastanza punti. Andiamo avanti. Cura di 40, che non ci serve assolutamente nulla. E arriviamo al villaggio abbandonato. Questo posto è affetto da un'atmosfera inquietante. Raggiungi questa casella per completare l'incarico. Il villaggio sembra essere stato abbandonato in seguito a un saccheggio. Perlustra il villaggio. Le tue ricerche al villaggio abbandonato non danno frutto, ma allontanandoti noti di sfuggita una piccola sagoma fanciullesca scomparire nel bosco. Fidandoti del tuo istinto, la segui silenziosamente. Ben presto scopri una scena da incubo: cadaveri umani sparpagliati per tutto il bosco e tre piccole creature che non hanno mai visto prima. Che non hai mai visto prima, occupate a banchettare con i corpi. A poca distanza noti alcuni abitanti rinchiusi in una gabbia di fortuna e hai la certezza di aver trovato le persone scomparse. Agendo rapidamente potresti riuscire a tendere un'imboscata ai rapitori e salvare gli abitanti rimasti dal terribile destino che li attende. Studia l'area o lanciati all'attacco, tengo forza, difesa ne ho già. Dopo aver assistito a quell'orrore, decidi di non mettere a repentaglio le vite degli abitanti rimasti. Carichi le tre creature nella speranza di coglierle di sorpresa. Ottieni 4 forza per questo turno. Eccole qui. Mannaggia, sono tante però, eh. Vabbè, vediamo cosa riusciamo a fare. Infliggo 10 danni a questa. Quella sopra ha difesa, ma io voglio far fuori questa che ha un botto di vita. Scatta di 3 caselle, no, io passo il turno a sto punto, perché infliggi 10 danni, no, non posso, mannaggia, perché ho finto l'energia. Vediamo che danno mi fanno. 7 danni. No, ma la difesa io non ce l'ho, l'ho persa, era valida solo per quel turno, ecco, altra meccanica appresa. Ok, abbiamo 83, adesso vediamo che carte peschiamo e se siamo fortunati. Allora, infliggi 17 danni, noi siamo furenti, ne dovremmo infliggere 33. 33 danni sono un po' sprecati, quindi facciamo 9 danni a questo tizio qui, che lo eliminiamo, ci fa un attacco in meno la volta dopo. Poi, infliggi 6 danni a sto tizio qui, che gli togliamo un po' di cose, e poi gli facciamo 17 danni perché siamo incazzolati neri e abbiamo subito danno sto turno, quindi dobbiamo farlo subito. A 7 di difesa aveva, tra l'altro, quindi ci siamo levati il pensiero. Basta, infliggi 12 danni, sei in volo, non possiamo giocarla, la giochiamo la prossima. Perché dobbiamo sacrificare due carte non le abbiamo, quindi tecnicamente dovremmo battere questo. Bellissimo la visualizzazione del nemico con la sua energia, quindi il movimento che può fare, la sua forza e la sua difesa. E la ricompensa in moneta una volta che lo uccidiamo, interessante. Allora, infliggi 6 danni e poniamo. No, perché gli ne togliamo solo 2. E quindi gli facciamo altri 6 danni con questo. Ed è finita qui. Vittoria. Sconfiggi 3 goblin. Perfetto. È un giapponese fantasy alla fine. Che poi probabilmente è un genere che io però non conosco. Perché di orientale onestamente conosco poco. Si sale di livello. E saliamo a livello 2. Interessante. Si presterebbe bene anche un gioco mobile questo, Mao Kenshi. Nuove carte aggiunte alla tua collezione. Abbiamo l'amuleto bellico, quando viene pescata ripristina 8 salute.
No, 4 salute e 8 salute, vabbè, 12 in totale, boh. Infligge 8 danni aumentati di 7 per ogni volo, perdi tutto il volo, l'attacco in picchiata. L'ira del Tengu infligge 7 danni 2 volte, se in volo ripristina 8 di salute, bello. Poi ci sarà il livello 3 dove prenderemo altre cose. Continuo. Nemici uccisi 10, missione riuscita, ok, abbiamo preso soldi. Dojo Santuario, ok. Ti diamo il benvenuto nella schermata del regno. Invia i tuoi Mao Kenshi in missione alla scheda missioni. Le missioni aggiuntive verranno sbloccate completando le missioni della storia. Rafforza i tuoi Mao Kenshi nella scheda vie del Mauken. Completando le missioni otterrai i cristalli del Mauken che puoi spendere per approfondire la tua comprensione delle vie del Mauken. Visualizza le sfide, ok. Consulta le tue collezioni, ok. Quindi praticamente il gioco adesso si apre, teoricamente, e abbiamo questo, che è le due missioni che abbiamo, sfide 3, sfide 1, questa l'abbiamo completata. E poi abbiamo un'altra cosa, però voglio vedere qua. Cristalli del Mauken si usa per espandere la tua comprensione delle vie del Mauken. Vie del Mauken sono queste e possiamo spenderlo. Spendere i cristalli per acquistare miglioramenti che avranno effetto su tutti i tuoi Maokenshi, che sono 3. Ok, qua abbiamo le sfide. Sono due al momento, ci manda la missione. Qua abbiamo le missioni che non abbiamo ancora preso. E qua abbiamo i Mao Kenshi, dovremmo averne fino a 4. Possiamo leggere la sua storia, possiamo vedere i suoi livelli e man mano poi mandarli in missione altrove. Ora, qua sulla mappa, eccole qui, abbiamo questa. Accettiamo la missione. Ci sono tre sfide qui. Voglio tornare alla mappa però. Ok, accetta la missione e parte un'ennesima questa. Come hanno fatto queste creature abiette a raggiungere. Non ho letto in tempo. Usano come portale delle voragini contaminate dalla corruzione. È necessario sigillarle per salvare il regno celeste e solo tu hai la forza necessaria per riuscirci. Belli i disegni, carino. Qua sono i vari casati. Possiamo scegliere il nostro Mao Kenshi, ma abbiamo solo questo. Che gli altri non li abbiamo. Dettagli missione. Chiudi la voragine corrotta. Condizione di sconfitta. La voragine è ancora aperta alla conclusione del turno 22. Quindi non si può neanche perdere tempo a cincischiare in giro, ma bisogna andare velocemente. Ci si muove con WASD. Dobbiamo arrivare entro il turno 22, probabilmente qui, che è la voragine corrotta. E per farlo dobbiamo potenziare il nostro mazzo di carte, magari eliminando carte che ci sono di intralcio nel proseguimento del nostro percorso. Il gioco è assolutamente intrigantissimo, soprattutto sul finale che si è un pochino aperto, devo dire. Ci si muove con WASD, comunque il movimento è col tasto destro, con QED si ruota la visuale, ma anche tenendo premuto il tasto destro. Tenendo premuto il tasto sinistro si scorre oltre che il WASD. Ci sono tante cose, l'altare della vitalità aumenta la salute massima, cioè è veramente interessante. Per quanto le meccaniche ormai le abbiamo più o meno capite, bisognerà pianificare con i vari eventi, con le scelte multiple che ci permetteranno di acquisire una cosa piuttosto che l'altra, sacrificarne altre ancora. Questo Mao Kenshi è un gioco davvero interessante. Il prezzo, se siete degli appassionati di giochi di questo tipo, soprattutto di arti orientali, fantasy giapponese, insomma, con samurai e magia, 25 € che costa il gioco potrebbe valerne la pena. Per gli altri, magari. Se non siete proprio appassionati, se trovate no, vi viene a noia leggere e combattere a turni, magari, ma vi intriga un pochino il fatto di questa progressione, potreste aspettare magari qualche sconto. Ora attendo un parere vostro qua sotto nei commenti riguardo a questo gioco e noi ci sentiamo come al solito in un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!